Che bello l'estate. Ancora di più quando abbiamo tempo per sdraiarci e magari gustare un buon snack durante la nostra pausa relax. Vediamo come poter creare questo porta snack, porta merenda per le nostre sdraie. Io qui l'ho fissato su due sdraie. Ma se avete una sola sdraia, potete semplicemente fare i lacci da un lato solo. Andiamo al tutorial. Ciao ragazze e bentornati a Crochet Romance. In questo video vediamo come realizzare un utilissimo portaciotole per le nostre sdraie in giardino. Quando vi viene voglia di mangiare un piccolo snack, spesso non sappiamo dove appoggiarlo perché magari non abbiamo un tavolino, ma se avete due sdraie potete tranquillamente realizzare questo porta snack, porta contenitore e appoggiare il vostro snack all'interno e poi agganciarlo alle due sedie sdraie per tenerlo fermo e a portata di mano. Per realizzare questo progetto utilizzo il filato Cairo, in realtà sto usando gli avanzi che ho dal nostro progetto della borsa con il fiore africano, ma potete tranquillamente scegliere di fare il contenitore solo di un solo colore. L'importante è che scegliete un cotone che sia abbastanza spesso e resistente in modo da poter sostenere il peso del vostro snack. Ovviamente andiamo ad utilizzare un uncinetto adatto per il nostro filato. La quantità necessaria dipende dalla grandezza del vostro contenitore, quindi non vi sto dando per questo tutorial delle indicazioni per la grammatura. Vediamo come procedere. Iniziamo con un anello magico e in questo anello andiamo a lavorare 6 maglie basse. 2, 4, 5 e 6. Stringiamo la codina. Nel prossimo giro andiamo a fare 2 maglie basse sopra ogni maglia bassa, quindi avremo in totale 12. Ok, d'ora in poi ci segniamo sempre l'ultima maglia del giro con un marcapunti, così non perdiamo l'inizio del giro o la fine del giro. Andiamo a lavorare in spirale, quindi continuiamo a lavorare a maglie basse senza chiudere ogni giro con una maglia bassissima e ricominciare il prossimo giro con una catenella come facciamo di solito. Qui quando termina un giro, andiamo direttamente nel prossimo giro a lavorare il prossimo punto basso. Quindi qui, in questo giro dobbiamo fare una maglia bassa e un aumento. E ripetiamo per tutto il giro una maglia bassa e un aumento nella prossima maglia, quindi significa che dove facciamo l'aumento, lavoriamo 2 punti bassi nella stessa maglia. Dovreste terminare ogni giro sempre con un aumento nell'ultima maglia. Ricordiamoci sempre di rimettere il marcapunti e proseguiamo con il prossimo giro. In questo giro andiamo a fare 2 maglie basse singole, quindi una nella prima maglia, una nella seconda maglia e poi un aumento nella terza maglia. E ripetiamo per tutto il giro. Quindi
una maglia bassa singola, una maglia bassa singola, un aumento. In pratica facciamo due maglie basse singole, un aumento per tutto il giro. Nel giro precedente abbiamo fatto una maglia bassa singola e un aumento. Ora facciamo due maglie basse singole, un aumento e poi giro dopo giro andremo ad aumentare. Quindi nel successivo giro andremo a fare 3 maglie basse singole, un aumento. Dopodiché nel giro successivo 4 maglie basse singole, un aumento. Poi 5 maglie basse singole, un aumento. 6 maglie basse singole, un aumento. E così via fino a quando raggiungiamo la circonferenza del nostro contenitore. Quando abbiamo raggiunto la misura del fondo, possiamo proseguire in altezza. E il metodo più facile è lavorare una maglia bassa in ogni maglia fino a quando raggiungiamo l'altezza desiderata. Allora, io adesso ho fatto 3 giri a maglia bassa senza aumentare o fare altro. Adesso voglio però rendere il tutto un po' più interessante cambiando punto. Se siete principianti e non ve la sentite, potete proseguire tutto a maglia bassa senza preoccuparvi. Invece, adesso inizio a lavorare il prossimo giro con una maglia alta, poi faccio ancora una maglia alta e adesso vado con l'uncinetto fra queste due maglie alte, prendo il filo una volta. Filo sull'uncinetto, prendo il filo, vado di nuovo fra le due maglie alte per la seconda volta. Filo sull'uncinetto, entro di nuovo fra queste due maglie alte e prendo il filo. Per la terza volta, filo sull'uncinetto, entro di nuovo in questa maglia, prendo su il filo per la quarta volta. Adesso prendo il filo e passo attraverso tutte le maglie che ho e chiudo con una catenella. Ora saltiamo una maglia di base e ripetiamo. Quindi facciamo una maglia alta, nella maglia successiva di nuovo una maglia alta e andiamo ad avvolgere. Quindi entro nello spazio, prendo il filo una volta, filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo seconda volta, filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo terza volta, filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo quarta volta, prendo il filo e passo con prudenza attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto. Poi faccio una catenella per chiudere il punto. Saltiamo una maglia e ripetiamo. Allora, il nostro giro termina così. Ho fatto il punto a goccia, diciamo, la maglia alta a volta e ho fatto la catenella. Qui ho il punto della maglia bassa che termina il primo giro. Tolgo il marcapunti e lo sposto su questa catenella che abbiamo fatto per segnare la fine di questo giro. Adesso iniziamo direttamente il prossimo giro, entrando però nella prima maglia alta, quindi non in questa maglia bassa, ma qui nella maglia alta e lavoriamo un punto basso. Poi lavoriamo un punto basso sopra la successiva maglia alta che poi abbiamo avvolto, ecco qua, e poi un punto basso sopra la catenella che abbiamo fatto. Quindi non vi lasciate ingannare da questo filo, ma andiamo qui nella catenella.
Andiamo a prenderla bene, ecco qua. E adesso andiamo avanti per tutto il giro. Una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa sopra la maglia alta a volta e una maglia bassa sopra la catenella. Ancora una volta insieme. Questo no, questo sì. Una volta che abbiamo terminato questo giro, andiamo a cambiare il colore. Lo facciamo sopra la maglia dove abbiamo il marcapunti. Quindi lo tolgo. Ho già tagliato il filo verde. Entro nella maglia, prendo sul filo, come per fare una maglia bassa. Lasciatemelo prendere bene, ok, e adesso prendo il nuovo filo e chiudo la maglia bassa. Stringiamo le codine per chiudere il punto e posizioniamo di nuovo il marcapunti. Ok, e iniziamo il nuovo giro. Se vogliamo possiamo già inglobare le codine, così dopo facciamo meno cuciture. Ce la posso fare? Ok, lavoro adesso in questo modo. Un giro a maglie basse, un giro con questo punto decorativo e di nuovo un giro a maglie basse e poi cambio di nuovo il colore. Sono andata avanti con la lavorazione cambiando, come vedete, sempre il colore e alla fine ho concluso con 5 giri a maglia bassa con il colore verde, che è il mio colore principale, e così ho raggiunto l'altezza del mio contenitore. Ora andremo a realizzare i lacci. Se avete una sola sedia a straia, vi consiglio di fare due lacci, posizionati vicini da un solo lato del nostro contenitore. Se invece avete due sedie a straie, faremo due lacci, uno da un lato e l'altro dall'altro in parallelo. Senza tagliare il filo, ora vado a lavorare il mio laccio facendo 5 maglie basse, poi faccio una catenella, torno indietro e faccio 5 maglie basse. E così vado a lavorare, righe di 5 maglie basse. Per andare a fare il laccio, semplicemente senza tagliare il filo, sono andata avanti a fare 5 maglie basse. Poi ho fatto una catenella, ho voltato il lavoro e ho lavorato di nuovo 5 maglie basse. E così ho lavorato un laccio lungo e questo è il nostro primo laccio che dobbiamo fare di una lunghezza tale da poter passare sotto al braccio della nostra straia e poter ritornare su. E quando arriviamo a circa metà larghezza del braccio della straia, andiamo a fare l'asola per il bottone. Io ho disfatto una riga perché ho visto che sono andata un po' troppo lunga. Allora, per fare l'asola del bottone, andiamo a fare così: una catenella, voltiamo il lavoro, una maglia bassa nella prima maglia, 3 catenelle e una maglia bassa nell'ultima maglia della riga. Poi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa sopra la maglia bassa e poi 3 maglie basse attorno alle 3 catenelle e terminiamo con una maglia bassa nell'ultima maglia bassa.
Adesso io faccio ancora una riga a maglia bassa e poi taglio il filo. Adesso dobbiamo fare un secondo laccio che però deve essere molto più corto perché ci serve solo che copre la parte, la larghezza della nostra straia, del braccio della nostra straia. Quindi cosa facciamo? Facciamo un'asola d'avvio e andiamo ad agganciarci qui dove abbiamo fatto già le 5 maglie basse, entriamo così fra le maglie per avviare nuove 5 maglie basse. Allora, torno sempre qui per fare la prima maglia bassa perché adesso mi sono solo agganciata. Poi passo nel prossimo punto e faccio la seconda maglia bassa. Vedete, vado attorno alle maglie per agganciarmi. La terza, la quarta e infine la quinta. Una catenella, volto il lavoro e faccio ancora altre righe a 5 maglie basse. In questo caso non dobbiamo fare un'asola perché su questo laccio andremo a cucire il bottone. Catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo le prossime righe. Andiamo poi a fare altri due lacci dall'altro lato, quindi qui abbiamo il primo lato, pieghiamo il lavoro a metà e facciamo due lacci anche dall'altro lato. Poi andiamo ad attaccare i bottoni, ovviamente potete andare a contare qua le maglie che avete fra un laccio e l'altro in modo da averlo veramente ben centrato. E poi facciamo la prova di fissaggio. Io ho deciso di fare due lacci in modo da poter fissare unendo due sedie straie, ma se volete farne uno solo perché magari avete una sola straia, potete anche farlo. Ovviamente sarà un po' meno resistente. Quindi provate, al limite potreste anche fare due lacci uno a fianco all'altro e avvolgerli solo da un lato. Cioè su un braccio della straia e così diventa più resistente se non volete unire le due straie. Allora inseriamo il nostro snack e io direi che è funzionale. Ecco, e noi possiamo tranquillamente gustarci il nostro relax in giardino.